Rapporti macchina è uno strumento che consente di creare e pianificare rapporti dettagliati per le attrezzature connesse a JD-Link. Questi rapporti consentono di analizzare facilmente l'utilizzo e altre misurazioni dei dati su base regolare. In questo video parleremo di come creare i rapporti relativi alle macchine e come ricevere notifiche email per i rapporti. Per iniziare, aprire Operation Center Web e accedere al menu Analizza, quindi selezionare Rapporti macchina. In primo luogo, creeremo un rapporto personalizzato. Questo rapporto ha lo scopo di generare dati per un intervallo specifico di date nel passato. Ciò è utile, ad esempio, per identificare come una macchina a noleggio è stata utilizzata durante un periodo di contratto o quante ore di funzionamento del motore sono state accumulate durante questa stagione. Per iniziare, selezionare il pulsante Crea nuovo rapporto personalizzato. Fornire le informazioni richieste. Assegnare un nome al rapporto e scegliere un tipo di rapporto. Specificare l'intervallo di date e selezionare Salvare per generare il rapporto. Qui è possibile vedere i rapporti più recenti e quelli passati. Selezionare il nome del rapporto per visualizzare i dati ed esportarli in un foglio di calcolo o in un PDF. Se necessario, è possibile utilizzare i pulsanti dei filtri per trovare un rapporto specifico. Ora creeremo un rapporto programmato che verrà eseguito con una frequenza regolare. Selezionare il pulsante Programmato nel pannello dei filtri. Quindi selezionare Aggiungi nuovo rapporto programmato. Questa operazione è simile a un rapporto personalizzato, tranne per la frequenza e l'ora di generazione del rapporto. I rapporti programmati possono essere inviati automaticamente al team via email, ma tra poco vi mostreremo come impostare le notifiche individuali. Se si desidera eliminare un rapporto, selezionare il pulsante Elimina. Prima di concludere, vediamo come impostare le notifiche email per i rapporti. Andare nel centro Notifiche. Qui verrà creata una ricerca salvata. Nel pannello dei filtri, contrassegnare la casella di controllo accanto a Rapporti e Informazioni. Quindi selezionare il pulsante Salva ricerca. Nella pagina successiva, selezionare Salva come nuova ricerca. Compilare le informazioni richieste e accertarsi di attivare il pulsante Email, in modo che il rapporto venga inviato direttamente all'indirizzo Email. Quindi selezionare Salva. Ora si riceverà una notifica Email quando i rapporti programmati saranno pronti per essere visualizzati. In Operation Center sono disponibili molti articoli informativi. È sufficiente accedere al menu Assistenza in Operation Center Web per consultare la nostra documentazione della guida. In questo video abbiamo visto come creare rapporti macchina programmati in Operation Center. Grazie per l'attenzione!